roadshow dedicato alle piccole e medie imprese per scoprire le opportunità di crescita offerte dalle nuove tecnologie. Italia Online lancia il Digital Business Tour, una serie di workshop gratuiti organizzati dalla Internet Company Italiana, un corso di formazione digitale con l'azienda a cui fanno capo brand come Libero, Virgilio, Pagine Gialle e Pagine Bianche, per raccontare come la digitalizzazione delle imprese può far aumentare clienti e fatturato. Ma oggi quanto sono presenti le PMI italiane sul digitale? Come solito è una macchia di leopardo, nel senso che abbiamo sicuramente dei punti anche molto avanzati, le aziende che comunicano molto bene, spendono molto bene i loro soldi, una parte invece molto significativa o non spende assolutamente, oppure spende molto male. Alla prima tappa del Digital Business Tour a Brescia con Google e IAB Italia seguiranno Parma e Pavia per un totale di una trentina di tappe fra Nord e Sud Italia. Intanto, per essere presenti al meglio online, le imprese devono avere un sito internet che si adatti al dispositivo degli utenti. Innanzitutto, oggi per presentarsi bisogna avere un sito, e ben fatto vuol dire responsive. Responsive perché il 70% della ricerca dei siti in questa area, ma poi in Italia, viene fatta tramite smartphone. Quindi se non siamo sito responsive è come non averlo di fatto, perché non è fruibile. Tra chi si è affidato al digitale c'è Gianfausto Montini, titolare di una impresa di pulizia a Brescia. Ma quanto investe la Montini Group nella pubblicità digitale? Ad oggi è circa l'80% digitale. Dopo ciò cartaceo, rimanente dopo... e la conoscenza sul territorio che dà un certo valore a tutto. E per Raffaele Cohen, avvocato, negli ultimi anni la metà dei suoi nuovi clienti sono arrivati direttamente da internet. È un biglietto da visita non comune, è un biglietto da visita non tradizionale che dà la possibilità di ampliare le possibilità di farsi conoscere.